Vi siete mai chiesti come un gioco a pallina ping pong possa trasformarsi in un micidiale proiettile? Il tubo. Lo abbiamo bucato in due punti installando due presa staffa su due fori isolandoli accuratamente. Alla prima presa staffa è stato collegato la pompa vuoto della scuola, mentre alla seconda è stato connesso il vagometro. Abbiamo costruito dei piedistalli in legno con la funzione sia di sorreggere il tubo, sia di chiudere l'estremità del tubo, servendoci di scotch. Si aziona la pompa vuoto per creare all'interno un valore di pressione il più vicino possibile al vuoto. Quando il vacuometro raggiunge il livello minimo, si buca lo scotch dalla parte dove si trova la pallina e, a causa della differenza di pressione creata, la pallina viene sparata. Uscendo dalla parte opposta del tubo, va a colpire il bersaglio appositamente posizionato. Vediamo l'effetto della pressione facendo dei calcoli. Abbiamo i seguenti dati: la lunghezza del tubo, il diametro della pallina, la massa della pallina, la pressione atmosferica e la pressione interna al tubo una volta creato il vuoto. Abbiamo calcolato delta P, cioè la differenza tra la pressione atmosferica e la pressione interna. Allora, sapendo che la pressione è uguale a forza fratto superficie, calcoliamo che la forza è uguale a delta P per S. E quindi vale 120,6. Poi, grazie al secondo principio della dinamica, calcoliamo che la forza è uguale a massa per accelerazione, calcoliamo l'accelerazione, che è forza fratto massa, che vale 4. Ora possiamo calcolare il tempo che la pallina impiega per percorrere il tubo, che è dato dalla radice del rapporto tra il doppio della distanza del tubo e l'accelerazione, che vale 2 secondi. Possiamo anche ricavare una velocità, che è l'accelerazione per il tempo impiegato, e che vale 400. Questa è una velocità che abbiamo ipotizzato teoricamente, perché sarebbe valida semplicemente se la pallina viaggiasse nel vuoto, mentre all'interno del tubo c'è ancora un po' d'aria e quindi questa non è la velocità effettiva, perché l'aria crea attrito e quindi la velocità è un po' più bassa.